Cari amici italiani, buona giornata. Oggi sabato 7 settembre, ecco qui, mi trovo su questa piazza di Montecitorio e guardate chi c'è, una vecchia conoscenza, Gaetano Ferrieri, oltre 330 giorni di sciopero della fame e della sete. Gaetano, ma come mai sei di nuovo qui? Sì, sono arrivato qui, sono ritornato dopo dal 4 giugno fino al 1 di maggio, dove, vi ricordate, mi hanno buttato via completamente in 30 persone della forza pubblica, la tenda che dove facevo lo sciopero della fame, che non vuol dire sciopero totale, ma andavo avanti con integratori, e sono ritornato perché assolutamente come esempio e testimonianza dei cittadini dobbiamo essere presenti al Parlamento, perché la crisi continua, i suicidi continuano, le imprese continuano ad chiudere, mentre la politica non taglia i costi e i privilegi. Ed sono qui in piazza Montecitorio per dare avvio alla fase, come la stanno dando altri movimenti civici in tutta Italia. Ecco, io ti volevo chiedere una cosa, ma perché sei andato via? Che cosa è successo che ti ha portato ad interrompere quell'azione, oltre, diciamo, Alemanno, che prima ti disse che era un'opera meritoria, poi mandò qui Lama a sbaraccare tutto? Beh, io sono stato costretto ad andare via, perché il 14 aprile, esattamente dopo 11 mesi, 11 giorni e 11 ore, che è anche un numero massonico, mi hanno, alle 9:20 di mattina, hanno circondato tutta la piazza come fosse un terrorista, e come accennavo prima, in 32 persone, in 20 minuti hanno spiazzato e portato via tutto, portato via computer, fotovoltaico, eccetera. Mi hanno lasciato solo con una sedia, e con quella sedia io sono andato avanti dal 14 aprile fino al 1 di maggio qui a presenziare. Però hanno creato un'immarginazione di tutti quei cittadini che io non volevo fare partiti e movimenti, e quindi come cittadini invitavo con la loro dignità a essere qui presenti per rappresentare un popolo. Ed hanno creato un'immarginazione nei miei confronti, un'immarginazione che con tante diffamazioni, con tante cose, come quella praticamente dove accennavano che io ero stato pagato dalla casta, io che accusavo la casta, io ero stato pagato dal sistema, che avevo una cassa ormai acquisita di 500.000 euro, e io ero diventato un arricchito. Cioè, hanno portato praticamente una diffamazione nei miei confronti, cercando praticamente di far dimenticare i cittadini, in base a questa informazione, che in effetti quelli che erano da colpire era la propria casta, la propria politica e la propria massoneria. Ecco, la cosa che in me ha causato un certo sconcerto è stato questo attacco fatto, come dire, sulla sostanza finanziaria. Però io ricordo che qui c'erano tante persone in stato visibilmente di difficoltà. E io poi nel tempo mi sono chiesto, ma se è vero che stando qui 335 giorni porti a casa 300, 400, 500 mila euro, ma come mai al posto tuo non è venuto nessuno, uno di quei tanti disperati che a tirare su 20.000, 30.000 euro, non dico... Beh, innanzitutto le prove relative a questo tipo di pagamenti non ci sono, e sono diffamazioni. Chi le esercitava e chi le dava erano anche persone che avevano delle problematiche, o mancava il lavoro o mancava la casa, eccetera. E quindi quando si va a colpire la casta, il potere politico, certo che il potere politico va a cercare di pagare determinate persone bisognose, di comprarle e di buttare fango nei confronti della persona. Beh, io ho visto anche questi 4 mesi che sono stato via da Piazza Montecitorio, ho voluto anche vedere il piazzamento di altre persone. È nata Catena Umana, io avevo sostenuto inizialmente, dopo aver anche loro attaccato direttamente il fatto di aver avuto da parte mia dei finanziamenti per rimanere qui e di arricchimenti. Sono venute altre persone, però ho visto che più di 2 o 3 giorni non hanno resistito, ed non credo che rimanendo qui in Piazza Montecitorio ci si arricchisca. Ci si arricchisse di valori, ci si arricchisse di rapporti di strada con la gente comune, si arricchisse di conoscenze, ma di certo non di soldi.